Buonasera. La storia di un campionato, di uno scudetto, è fatta di 30 giornate e a volte di episodi decisivi. Stabilire però quale sia quello decisivo non è facile. Quando questo episodio però accade all'ultima giornata, può essere definito decisivo. Lo scudetto 1982 è stato designato per un calcio di rigore. Con le immagini quindi andiamo subito alla moviola per vedere il calcio di rigore di Catanzaro Juventus. Vedete Marocchino in azione, siamo nel secondo tempo, il suo scatto brucia in velocità Santarini, arriva sul fondo, mette in mezzo, testa di Rossi, palo, interno, la palla va verso Fanna e Salvadori, Fanna la meglio, Salvadori non riesce a respingere, tiro in porta di Fanno, respinta con il braccio di Celestini. Torniamo un attimo indietro. Ecco il tiro di Fanna, vedete Celestini che abbassa proprio il braccio per colpire il pallone, rivediamolo ancora un'altra volta perché è un episodio decisivo, un episodio che decide il campionato, lo scudetto. Vedete Celestini, la palla batte sul fianco e poi col braccio lo abbassa, respinge il pallone. Riprende Fanna, ancora un tiro, Peccinini respinge ma l'arbitro aveva già fischiato, calcio di rigore in favore della Juventus. Bredi, il suo tiro, il suo gol. Bredi alla sua ultima partita con la Juventus nel campionato italiano sigla il gol della vittoria juventina. Ed eccoci ancora la moviola, questa sera la moviola è dedicata soltanto alle partite di Catanzaro e di Firenze. Nelle altre partite non ci sono episodi importanti per quanto riguarda le squadre in lotta per la salvezza e gli episodi delle altre partite che non sono di rilievo. Quindi andiamo ancora a rivedere il rigore di Catanzaro a favore della Juventus. Siamo ormai all'epilogo, il cross di Marocchino, il colpo di testa di Rossi che colpisce il palo, poi Fanna che ha la meglio su Salvadori, la respinta di Celestini con il braccio sul tiro di Fanna, eccolo, netto, la replica di Fanna, ma l'arbitro a questo punto aveva già fischiato il calcio di rigore, trasformato poi da Bredi. Nel primo tempo reclamo da parte del Catanzaro, un lancio di Mauro per Borghi, vedete Borghi che scatta affiancato da Brio ed ecco a questo punto, torniamo un attimo indietro, eravamo sullo 0-0 ricordo, vedete il braccio destro di Brio che va a colpire proprio sulla faccia Borghi che finisce a terra, Borghi probabilmente era in vantaggio in velocità sullo Juventino, l'arbitro in questo caso ha lasciato correre ed eravamo sullo 0-0. Cagliari-Fiorentina, gol di Graziani non convalidato, calcio d'angolo di Antonioni, respinta di testa di Marchetti, ancora Antonioni che raccoglie il pallone. Attenzione, adesso guardate, torniamo un attimo indietro, prima del cross, torniamo un attimo indietro, ancora. Sulla sinistra in fondo al teleschermo vedete che c'è un giocatore del Cagliari che sta guardando un giocatore della Fiorentina. Si tratta di Piras e di Vierkvoet. Piras sta guardando non il pallone, non quello che si svolge, che sta facendo Antonioni, ma Vierkvoet per marcarlo. Andiamo pure avanti, infatti cerca di ostacolarlo, Vierkvoet si libera. Sarà un episodio comunque marginale. Il pallone poi arriva nei pressi di Bertoni. Torniamo un attimo indietro, anche vedete che Bertoni ha le mani appoggiate sulla schiena di un giocatore del Cagliari, che è Lamagni. Quando poi Corti salta, alza il braccio, c'è il gomito di Bertoni, facciamolo vedere pian pianino andando avanti e indietro, in questo caso indietro e poi avanti, vedete il gomito di Bertoni che urta il braccio di Corti, lo sposta proprio nettamente, Corti non può intervenire sulle traiettorie del pallone, il pallone poi finisce a Graziani che mette dentro, l'arbitro però vedete che ha subito corre sul punto, vedete Corti indica il punto dove è stato colpito da Bertoni e annulla il gol. A questo punto chiudiamo con la moviola